Bentornati in un nuovo What a Hit in a Day. Oggi vi faccio vedere tutte ricette super super sane, anche perché ci avviciniamo all'estate, quindi dobbiamo mantenerci in forma e iniziamo proprio dalla colazione. Ho deciso di fare questa colazione semplicissima, una delle colazioni insomma più viste e più frequenti che si fanno d'estate. Ed è appunto lo yogurt con cereali e fragole. Ho tagliato prima di tutto le fragole, ho messo lo yogurt greco all'interno di una ciotolina e ci metto sopra i cereali integrali e poi un po' di frutta a piacere. In questo caso io adoro le fragole, quindi metto tantissime fragole. Mentre per pranzo ho deciso di preparare una pasta con del pesto di avocado e spinaci, fatto un po' particolare. Taglio prima di tutto l'avocado e lo vado a mettere all'interno di un frullatore insieme a un goccio di olio e gli spinaci. In questo caso dovreste aggiungere anche l'aglio, perché il pesto si fa con l'aglio, ma io non lo sopporto, quindi non lo metto. Se a voi piace mettetelo, perché dà più gusto. Frullate il tutto, dopodiché una spruzzatina di limone per dare ancora più sapore, se volete anche un po' di sale e pepe. E nel frattempo prepariamo la pasta. Nella pentola della pasta io ho messo anche un po' di spinaci, ancora spinaci, io le adoro. Pasta, ho deciso di cucinare gli spaghetti. Metto gli spaghetti insieme agli spinaci e lascio cuocere. Quando la pasta è cotta, tolgo l'acqua e vado a mettere il mio pesto di avocado e spinaci all'interno ed è veramente molto buono. Ovviamente vi deve piacere l'avocado, altrimenti non ha molto senso questo pesto. Secondo, oggi preparo dei bastoncini di tofu. Come li faccio? Taglio il tofu a pezzettini, dopodiché vi servirà del latte di mandorla da sostituire l'uovo per l'impanatura, un po' di farina e un po' di pan grattato. Prendo il tofu, lo metto prima di tutto nella farina, dopodiché lo passo nel latte di mandorle. È ottimo il latte di mandorle per l'impanatura, perché è un po' più denso del latte normale. E poi subito dopo nel pan grattato li vado a mettere sopra della carta da forno su una teglia e poi ci vado a mettere anche un po' di sale, un po' di pepe, se volete un po' di spezie per insaporire un pochettino, perché come ben sapete il tofu non è che sa di molto, insomma un po' insipido, però è veramente molto buono. Questa era la prima volta che lo assaggiavo, è fatto in questo modo, è davvero il top. E li vado a mettere in forno fino a quando si dorano a 180 gradi, forno ventilato. Preparo una salsina con lo yogurt e il limone, dove vado a metterci un po' di sale e un po' di erbe aromatiche o menta. Ed è una salsina leggera, anche molto fresca, per accompagnare questi bocconcini di tofu che sono davvero deliziosi. Vi consiglio di provarli, sono davvero ottimi anche come aperitivo. Come snack invece mangio la mia marmellata ai frutti di bosco, super light, facilissima da fare, senza cottura. Vi serviranno davvero 3 semplici ingredienti. Se non avete visto il video, vi lascio qui cliccando sulla i a sinistra, andrete direttamente appunto al video dove la prepariamo insieme e ve la straconsiglio perché è buonissima. Quindi faccio le mie 2 fette di pane tostato con la marmellata e questo è il mio snack. Cena rimango davvero leggera e vado a preparare sempre dei toast, non lo so, oggi era la giornata dei toast. Vado a preparare dei toast con avocado, salmone e Philadelphia, freschissimo, specialmente d'estate, davvero leggera e ottima come cena. Quindi una volta che i toast sono pronti ci vado a mettere la Philadelphia, poi faccio uno strato di avocado e infine uno strato di salmone, questo affumicato, e voilà la vostra cena super light e super veloce è pronta. Ovviamente se volete potete metterci anche un po' di pepe o spezie. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così ricordatevi di lasciarmi un bel like e un commentino qui sotto, fatemi sapere se vi piacciono le mie ricette. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!